Ciao, sono Marco e in Across sono New Business Developer all'interno del team Nati. Il Native Advertising è un canale non intrusivo per l'esperienza online dell'utente. Infatti gli annunci non interrompono la navigazione, ma vengono posizionati all'interno delle pagine in articoli editoriali in un formato che si adatta alla pagina in cui sono ospitati. Il traffico generato da questo canale è di alta qualità, perché è composto da utenti reali che già stanno vivendo un'esperienza online e che si mostrano interessati al prodotto sponsorizzato, perché spontaneamente cliccano sull'annuncio nativo. Possiamo affermare quindi che quasi la totalità degli utenti che atterrano sulla landing page sia interessata realmente al contenuto. Traffico di qualità, visite di qualità, lead di qualità, richieste di informazioni di qualità. Questo è il vero punto di forza del native advertising. La targetizzazione nel native advertising avviene su due livelli, a livello di annunci e di impostazioni della campagna. Per quanto riguarda gli annunci, è possibile utilizzare combinazioni di titoli e immagini per selezionare l'audience, attirando l'attenzione del cliente target. In questo modo viene ottimizzato il click e portiamo sulla landing page solo coloro che sono realmente interessati all'argomento. Se ad esempio il cliente è un parrucchiere specializzato in ricci, possiamo utilizzare immagini di ricci e titoli come "Scopri il parrucchiere numero 1 per i capelli ricci". Per quanto riguarda invece i settings della campagna, possiamo utilizzare innumerevoli accorgimenti per andare a colpire il target del cliente. In primis, si può scegliere una nazione target, o anche una regione o solo una lista di cap, nell'eventualità che il cliente lavori in modo geolocalizzato e non sull'intero territorio nazionale. Poi, nel caso di prodotti come ad esempio software per PC, possiamo erogare la campagna soltanto su dispositivi desktop, mentre nel caso di applicazioni invece possiamo erogare solo su dispositivi mobili e addirittura solo su alcuni sistemi operativi. Infine, possiamo andare a utilizzare audience di utenti caratterizzati da interessi o comportamenti comuni, in modo tale da mostrare gli annunci nativi soltanto a chi ha già manifestato un interesse per quell'argomento specifico o per quella categoria di prodotto. La targetizzazione per interesse funziona molto bene nel native advertising e può essere accomunata da tecniche di remarketing o retargeting. Per ottenere una stima dei risultati di una campagna native, solitamente occorre attendere almeno una settimana dalla messa online. La gestione delle campagne native richiede tempo, spesso A/B test dei materiali creativi e un costante monitoraggio delle performance, con ottimizzazioni anche quotidiane, con interventi mirati a aumentare o ridurre, escludere la presenza degli annunci sui vari siti web, in base al loro rendimento. Una volta ottenuti i primi dati e aver accertato le potenzialità della campagna, l'obiettivo è quello di accumulare storico da sfruttare poi nel medio-lungo periodo, per ottenere risultati sempre più soddisfacenti per il cliente, sia in termini di volumi sia in termini di ROI. Una campagna di native advertising non ha una durata minima. Mediamente dura almeno un mese, che è il tempo per raccogliere i frutti delle ottimizzazioni fatte nei primi giorni di attività e che permettono di ottenere risultati soddisfacenti. In generale la durata può dipendere dalla tipologia di prodotto, è il caso dei prodotti stagionali come ad esempio le offerte limitate, ma tendenzialmente quello temporale non è un limite per le campagne native, che in linea di massima può restare sempre attiva anche per tutto l'anno. Ovviamente la durata della campagna è molto legata al budget del cliente. Più alto sarà il budget, in linea di massima maggiore sarà il tempo in cui la campagna potrà rimanere online. C'è da dire che però non funziona sempre così. Infatti, se una campagna riscuote molto successo tra gli utenti, sarà più facile spendere più budget in un tempo minore. Al contrario, se una campagna non riscuote un certo successo tra gli utenti, faticherà a prendere traffico e quindi sarà più difficile spendere budget. Infine, la durata è anche collegata agli obiettivi del cliente. Per esempio, una campagna di brand awareness ha di solito l'obiettivo di portare un certo quantità di traffico sul sito per un determinato periodo di tempo, che può anche essere una settimana. Al contrario, una campagna di lead generation può restare sempre attiva e può terminare al raggiungimento degli obiettivi del cliente, quindi cap di richieste di informazioni quotidiani, mensili o totali, ma tendenzialmente esistono anche campagne open budget che possono rimanere sempre attive.